Il calcio Desenzano Caldina comunica di aver perfezionato il tesseramento dei giocatori Umberto Rovelli e Niccolò Pinardi. Niccolò Pinardi, mediano sinistro classe 2001, proviene dalla prima squadra della Feral Pisarò in Serie C, dove quest'anno ha collezionato 7 presenze. Benvenuto Niccolò. Grazie. Ecco, ci racconta un po' di lei, come si è avvicinato anche a questa attività, anche perché ricordiamo essere figlio d'arte, suo papà infatti è Alex Pinardi, ex giocatore di diverse squadre di Serie A. Assolutamente, grazie a lui se mi ha passato questa passione e spero di renderlo contento in futuro. Ecco, una presenza, un campionato in Serie C con la maglia della Feral Pisarò, adesso scende di categoria. Per un progetto ambizioso come quello di Desenzano Caldina non è un declassamento, ma anzi presumo che per lei sia un punto di partenza per un nuovo progetto. Assolutamente, non cambia nulla dalla Serie C, scendere dalla Serie D è sempre un campionato tosto e io sono pronto a dare il mio contributo. Lei mediano sinistro, classe 2001, oltre ad aver lei sempre giocato nella Feral Pisarò e quindi il fatto di essere comunque spostato di pochi chilometri comunque continua comunque un suo percorso, un suo progetto. Lei comunque di Brescia, no? Sì. Sì, vive a Erbusco. A Erbusco, quindi ecco. Pensa di magari di trasferirsi a Desenzano oppure la distanza da Erbusco qui non la spaventa? No, la distanza non mi spaventa da Erbusco a Desenzano. Cosa si aspetta da questa stagione che probabilmente, malgrado la sua giovane età, la vedrà protagonista? Spero che sia una stagione che ci faccia gioire tutti insieme e anche rivedere magari i tifosi che vengano allo stadio dalle partite. L'anno scorso da Salò ha avuto modo di seguire un po' le nostre vicissitudini? Sì, ho seguito qualche partita e ho visto qualche risultato sulle app. Si sente potersi integrare in questo gruppo, in questa squadra? Spero di integrarmi al meglio e spero di iniziare la preparazione il più presto possibile. Va bene, le possiamo dire soltanto in bocca al lupo, ben arrivato a Calcio Calvino. Umberto Rovelli, portiere, classe 2002, proviene dalla primavera del Brescia Calcio, dove nell'ultima stagione 19 presenze, e però insomma lui non è bresciano, viene dalla vicina Bergamo, cresce infatti nel Ponte San Pietro, dopo ci racconta un po' quali sono stati i passi che l'hanno portata qui a Desenzano, Umberto. Diciamo che i passi principali sono stati nella primavera del Brescia, dove ho avuto la fortuna di collezionare di 19 presenze e è stata un'emozione grande, dato che la mia crescita è stata molto ampia e progressiva in confronto agli anni scorsi, dove ho avuto possibilità molto ridotte di giocare, e quindi c'è grande entusiasmo di arrivare in una società come il Desenzano Caldina con grandi ambizioni e spero di dare il mio contributo dando sempre il massimo. Ecco, è più importante per lei un campionato in una squadra giovanile come la primavera di una squadra professionistica oppure essere il portiere della difesa della porta di una squadra ambiziosa in Serie B come il Desenzano? Ma sicuramente una vetrina importante è giocare in Serie D, in una squadra di Serie D, soprattutto come il Desenzano Caldina, che è molto ambiziosa. Sicuramente è molto più ambizioso secondo me fare un campionato tra i grandi, perché ti mette in una vetrina importante e nulla, niente a togliere a un campionato primavera che è molto importante soprattutto per la crescita di noi ragazzi. Quanto conta per un portiere giovane come lei aver appena visto insomma le imprese di un colosso come Donnarumma affrontare un campionato nuovo dopo che l'Italia è diventata campione d'Europa? Vabbè, come tutti noi italiani è stata una grandissima emozione e fare paragoni con Donnarumma è difficilissimo, perché è un portiere, secondo me, oggi come oggi è uno dei portieri più forti del mondo, se non il portiere più forte del mondo. L'unica cosa che posso dire è di lavorare e migliorare. Poi dipende, siamo ragazzi giovani e l'ambizione deve essere quella del lavoro e dare sempre di più. Una Desenzano, una maglia da portiere che dovrà lottare per quella conquista con un portiere molto importante che è Desenzano da diverso tempo, che è Gianmarco Sellitto.
lo vede più un discorso come di amicizia con lui o è proprio, lo vede come un concorrente? Ma essendo due portieri giovani, di sicuro per ora lo vedo come concorrente, poi chi lo sa, può nascere anche un'amicizia calcisticamente parlando. Ovviamente io lavoro per me, lavoro per la squadra, per migliorare, e l'obiettivo qui è giocare. Perfetto, grazie Umberto per essere arrivato a Desenzano, diamo il benvenuto e facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la stagione. Grazie mille, forza Desenzano!